Kaki. Sono sempre io e oggi siamo tornati con le reaction del web. A cosa? Se non avete visto bene le tendenze di questi giorni, non avete notato la canzone nuova di Michel Hunziker, ovvero Mischer, che è un titolo abbastanza cringe. Ma non ci fermiamo sul video, siamo qui appunto per reagire ai commenti di quel video. Ho visto alcuni commenti abbastanza divertenti. Tipo il primo, che dice: adesso vogliamo il botta e risposta di Gerry Scotti. Prossimamente, su YouTube, la canzone trap di Gerry Scotti. Me lo sto immaginando, è tipo... ok, perché mi sto immaginando cose simili? Perché? E in più c'ho la cam scarica. Auguri a me. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Prossimo. Oh, questo bellissimo utente scrive: i dislike sono dei cinquantenni dei pensanti che seguono la televisione italiana. No, vabbè, bellissimo, è bellissimo. Onore ai cinquantenni dei pensanti. Quindi se vedete troppi dislike, sono dei cinquantenni che non hanno capito un cavolo di quella canzone, ovviamente. Vabbè, sono gli unici haters della Hunziker. Sì. Prossimo. Oh, questo bellissimo canale Land of Memes, con la faccia di Gerry Scotti un po' particolare, scrive: immagino già il titolo di una canzone di Gerry Scotti, il mio riso. Che riso, il mio riso? È diventato una meme vecchissima. Chi non l'ha conosciuto Gerry Scotti per le sue pubblicità del suo riso? Cioè, io ci sono nato con quelle pubblicità. Io ci sono nato. Solo a pensarci mi viene da ridere. Prossimo. Wupups scrive: YouTube Italia, cassone indifferenziata. Adesso mi aspetto un singolo musicale cantato da Luca Giurato con la batteria Massimo Poi. Non ce la faccio. Alla chitarra Pippo Franco. Con il corpo di ballo del bagaglino diretto ad Alvaro Vita. Io veramente voglio un video, pure una YouTube poop su questa cosa. Ci sto immaginando, la scena è troppo bello. Luca Giurato che canta. Mai nella storia. Non so che canzone potrebbe uscire. Abbastanza sgrammaticata. Che tipo l'Accademia della Crusca si suicida. Ma sono dettagli. Prossimo. Questo utente scrive: Michel Hunziker, non male. Michel Hunziker trappa in tedesco. My boy parts have got big. Che poi cosa vuol dire questa frase? One eternity later. Vuol dire: le parti del mio ragazzo sono diventate più grandi. Perché? Perché? Dai, perché non l'ha capito questa battuta? Si è andata a suicidare. Cioè, non merita di vivere. Prossimo. Un altro bellissimo commento con altre nuove canzoni di risposta a questa. Abbiamo come prossima hit Buonasera di Gerry Scotti. Odio nero di Matteo Salvini. Non ce la faccio. Sono loro, non sono loro, di Ezio Greggio. Cazzo guardi di Ibrahimovic. Scossa di Carlo Conti e cribbio di Berlusconi. Le hit più belle dell'estate potrebbero essere. Soprattutto Odio Nero. Lo voglio queste hit. Contattate i produttori, dovete far produrre queste canzoni. Non me ne frega. Meritano, già dal titolo meritano. Ma perché scrivono queste cose? E io pure intelligentemente me le immagino e rido. Andiamo avanti. Un altro utente, perché non mi va di dire il nome del canale, scrive: tutto molto bello, ma dov'è Maurizio Costanzo? Voglio vederlo flexare con le collane d'oro. Chi si immagina Costanzo che flexa? Altro che la DPG. Cioè, la DPG, tutti gli altri trapper possono accompagnare solo, perché lui è il re. Il re del trap. Porto pesi sul collo, tra un po' mi lascia una gobba. Nah. Prossimo. Quest'altro utente, Jesus of Suburbia, scrive: credevo avessimo già raggiunto l'apice del trash. Mi sbagliavo. Altro che apice del trash. Non lo supereremo mai. Ogni volta esce canzone ancora più trash di quella precedente. Quindi l'apice non si raggiungerà mai. O forse, non si sa. Sarà ancora un mistero, probabilmente. Prossimo. Oh, Riccardo Salinus scrive: speravo un'entrata di Gerry Scotti Colageno. Ma lasciamo questo errore. Speravo un'entrata di Gerry Scotti dove attaccava con un buonasera. Cioè, no, pure io quando ho sentito la canzone pensavo già a questa scena. Sarebbe stato la parte più bella della canzone, secondo me. Perché no?
Non sarebbe male un'entrata di Jerry così. Peccato che non c'era. Sarebbe stato molto bello. E vabbè. Prossimo. Stefano Carcano scrive: non ho mai chiuso Jerry Scotti, cadde per 9 ore così velocemente. Mi fanno male da ridere questi commenti, che sono insensati sotto il video, ma fanno ridere. Che poi ci sta proprio a pennello. Jerry Scotti cade per 9 ore. Non che rompe il bancone di Striscia, no, cade per 9 ore. Chi si vede un video così? Onore. Cioè, e questi sono solo uno dei pochi commenti abbastanza divertenti. Tipo, se vado a controllare adesso, ce ne saranno ancora di più. Onore a coloro che scrivono i commenti sotto i video. Scrivono commenti uno più bello dell'altro, che il video in sé può accompagnare solo. Ok, io direi di chiudere qua questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, fatelo, che è importante. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e anche su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci si vede ad un prossimo video. Bella.